Ciao ragazzi, benvenuti e ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi preparo una ricetta davvero da ciuparsi los dedos. E voi direte, ma vabbè, ma sono tutte da ciuparsi los dedos. Ebbene, yes! Se no perché le faccio? Se no perché lo pubblico il video? Se non è buona, non lo so, non lo so. Allora, io volevo fare dei totani con i carciofi. E questa ricetta con i totani con i carciofi è davvero buonissima, spettacolare, ma è buonissima anche con le seppie, dato che ho anche delle seppioline, quindi ho detto facciamola con le seppie. Quindi dai, allora andiamo a prepararla. È un secondo piatto davvero molto buono, facile da realizzare e ma che cosa non è? 1, 2, 3, cominciamo la nostra preparazione. Olè. Per 4 persone abbiamo bisogno di circa 1 kg di seppie già pulite, quindi private delle interiora, dell'ossicino e della pelle. Poi 3 o 4 bei carciofi, un ciuffo di prezzemolo, un paio di spicchi d'aglio, un limone, olio extravergine di oliva, sale, pepe, un buon bicchiere di vino bianco secco e al gusto anche un pochino di peperoncino. Per quanto riguarda la pulizia dei carciofi ho già fatto un video al riguardo, quindi per chi non fosse pratico vi consiglio di guardarlo in alto a destra dove c'è la i e nell'info box qui sotto vi posto il link. Anche in questa ricetta abbiamo bisogno dei cuori di carciofo, ovvero la parte più tenera, quindi dopo aver eliminato le foglie esterne, diciamo quelle più dure, eliminare anche la parte superiore con le spine tagliandola in questo modo. Quindi con un coltellino rifilare la base, dopodiché tagliarli a metà ed eliminare anche la barbetta interna. Con gli scarti di carciofo vi ricordo che potete fare una vellutata o una crema di carciofi davvero spettacolare. Anche di questa vi posto il video sotto nell'info box e in alto a destra dove c'è la i. Ricordatevi, mentre li state lavorando, di metterli all'interno di una boule con acqua fredda e succo di limone, un pochino di succo di limone. Questo serve per evitare che si ossidino e che si anneriscano. Passiamo al taglio. Da ogni metà carciofo ricavare 4 spicchi. Diciamo che lo spessore dovrebbe essere di circa 1 cm, quindi quelli più grossi magari ricavatene 6. E voilà, vedete? Fantastico. Passiamo alla fase di cottura. I 2 spicchi d'aglio li schiacciamo semplicemente con un coltello e li lasciamo in camicia, quindi via, all'interno di una padella. Aggiungere anche un filo d'olio extravergine di oliva e se volete anche un pochino di peperoncino. Accendere dunque il fuoco, cominciare a fare il soffritto e pian piano aggiungere i carciofi tagliati. Far rosolare dunque i carciofi per 4 o 5 minuti a fuoco moderato. Intanto prepariamo le seppie, vediamo come si tagliano. Il corpo lo tagliamo dapprima in striscioline di circa 1 cm per poi tagliarle in 3 o 4 pezzi, dipende dalla grandezza. Vedete? Molto semplice. Il ciuffo invece lo dividiamo in 3 parti. La prima è la parte bassa, quella dove ci sono i tentacoli che poi taglieremo a metà. Prestate attenzione, se c'è il becco quello va ovviamente eliminato. La parte centrale dove ci sono gli occhi, e questa non va cucinata, va eliminata, anche perché all'interno si può trovare della sabbia. E poi c'è la parte interna e anche la parte interna la taglieremo in 2 o 3 parti. E voilà, e anche la seppia è pronta. Fate così con tutte quante. Giunti a questo punto è possibile eliminare i 2 spicchi d'aglio. Aggiungere le seppie alla preparazione principale e alzare il fuoco. Ora ricordatevi, le seppie sono fredde, quindi anche all'interno della padella la temperatura è calata. Dopo circa 1 minutino, ma comunque prima che le seppie comincino a rilasciare fuoriuscire i propri liquidi, aggiungere il vino bianco secco. Mescolare bene e ricordatevi che anche in questa fase è fondamentale tenere il fuoco bello vivo per far ripristinare il giusto grado di temperatura affinché possa evaporare la parte alcolica del vino. Quindi regolare con un pochino di sale e un pochino di pepe al gusto. Dopo circa 2 o 3 minuti di cottura a fuoco vivo vi accorgerete che le seppie hanno cominciato a rilasciare parte dei propri liquidi, il bollore è divenuto costante e l'odore dell'alcol del vino è praticamente scomparso. Quindi mettere il coperchio e cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Se
Se durante la cottura dovesse asciugarsi molto, aggiungere semplicemente un pochino di acqua e ricordatevi che se succede questo è perché avete tenuto la temperatura troppo alta. E voilà, le jets sono fatto! Spegnere dunque il fuoco, aggiungere il prezzemolo tritato ed è possibile andare ad impiattare. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto importante, e poi vi ricordo inoltre che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricette con tutte le dosi, tutti i procedimenti, tutti i passaggi, tutti gli ingredienti, tutto tutto tutto, insomma. Per chiudere il piatto, spremere un pochino di succo di limone, un filino d'olio extravergine di oliva di alta qualità e sbrem. Facciamo dunque la prova dell'assaggio. Allora, vediamo prima il carciofino com'è e poi mettiamoci anche insieme. Vedete, guardate come si acchiappa subito, perché è tenerissimo, morbidissimo, è qualche cosa di meraviglioso. Ma veramente, cioè, non ci sono parole. Che buono! Guarda! Guarda la seppia, guarda il pezzettino di seppia. Voglio far notare una cosa: è morbidissimo, è tenerissimo, e in più, quando si è reidratato, che cosa succede? Che ha assorbito il sapore del carciofo. Non so perché mi viene in mente il cinar. Ora sai come si fa? Un pochino di pane, questo qua pane buono fatto da me, e poi non lo so, io so fare. Oh ragazzi, vi saluto, provatela, e poi voglio salutarvi tutti quanti. Mm.